Ciao a tutti e bentornati! Mi fa molto piacere rivedervi oggi e come sempre spero che avete passato una bella settimana. Settimana scorsa abbiamo fatto l'unboxing della mia nuovissima borsetta di Louis Vuitton, ossia della Speedy 25 avec bandoulière, vuol dire con la tracolla. E chi si ricorda bene il video di settimana scorsa dell'unboxing, vi ho anche promesso che oggi, e allora in questo video, vi vorrei mostrare what's in my bag, ossia cosa ci sta dentro nella mia borsetta o cosa ho dentro nella mia borsetta. Per chi non ha ancora visto il video, vi lascio qui sopra ancora il link dell'unboxing della Speedy 25 e però direi non perdiamo troppo tempo a rispiegarvi la storia, visto che tutti o diciamo quasi tutti la conoscono, e andiamo subito alla parte 2 di questo video dove vi mostro what's in my bag. Ecco qua la mia Speedy 25, come si presenta quando è chiusa, che ha dentro tutte le cose che io porto sempre con me. E adesso direi la apriamo così che naturalmente vedete cosa c'è all'interno. Come vedete si lascia aprire molto facilmente e anche qui si presenta veramente bene. Come già menzionato nel video dell'unboxing, le cerniere si lasciano aprire anche un pochettino qui da parte, che la rende molto comoda per aprire bene la borsetta. Adesso ve la mostro veloce anche così, così vedete cosa c'è dentro. E poi tiriamo fuori uno dopo l'altro. Qui c'è la taschina, quella senza la cerniera, e qui dietro c'è quella con la cerniera. La borsetta sembra molto incasinata, devo ammetterlo, è anche scomoda da tirare fuori le cose, ma non lo è, veramente non è scomoda, è super comoda, sembra solo, era la mia grande paura quando ho incominciato a usarla, ma è veramente super pratica. Poi chiaramente non bisogna neanche riempirla così tanto, ma era tanto per farvi vedere cosa ci sta dentro tutto nella borsetta. Direi incominciamo con il taschino qui da parte senza la cerniera. Dentro qui ho un pacchetto di fazzoletti, poi ho dentro anche il disinfettante e poi la taschina senza la cerniera è vuota. Poi direi passiamo alla tasca grande, la metto un po' qui da parte la borsetta. Nella tasca grande, diciamo nel compartimento principale, ho i guanti. Sono abbastanza grossi, per quello usano tanto posto, ma adesso che è inverno ci vogliono. C'ho la mia pochette cosmétique. Quella lì la conoscete già dall'altro video del What's in my bag. Per chi non l'ha ancora visto vi lascio anche qui sopra il link. Poi ho il mio borsellino di Louis Vuitton che mi sono presa un qualche anno fa, che anche lui è super comodo e veramente lo amo. Poi ho il mio telefonino, ossia l'iPhone 11, che anche lui non è super piccolo. E poi come vedete ho dentro ancora la bottiglietta d'acqua che porto sempre con me. E poi ho dentro anche qui la tracolla, visto che la tengo sempre a portata di mano quando non ho voglia di indossarla. Adesso, tanto per farvi vedere, la borsetta è quasi vuota, c'è solo ancora la tasca con la cerniera e abbiamo già tolto tante cose, direi, dalla borsetta, o tante cose grandi anche. Nella tasca con la cerniera ho dentro i miei AirPod, ho dentro l'astuccino con le chiavi per il lucchetto che ho attaccato qui davanti alla borsetta, che però non uso mai, e poi per ultimo, per finire, ho dentro le mie chiavi di casa. Anche loro le metto qua e ecco qua che la borsetta è vuota. Io direi che ci stanno dentro un sacco di cose, io non me lo sarei mai aspettata di metterne dentro così tante in questa piccola borsetta di per sé, soprattutto perché io ho altre due Speedy e sono tutte della grandezza 30, per quello ero veramente scettica se andava bene la grandezza 25 per me o no. Adesso direi vi faccio ancora veloce vedere cosa ho nella pochette cosmétique, tanto per farvi vedere cosa c'è all'interno. Qui tiriamo un po' da parte tutte le cose così che posso farvelo vedere un po' meglio. Naturalmente eccoci qua e direi che facciamo così, così che potete anche sempre ancora guardare un pochettino la borsetta. Allora, la pochette cosmétique la apro qui. E anche lei è abbastanza piena. Allora, c'ho la crema delle mani,
poi c'ho un boro cacao, poi chiaramente un'esagerazione totale, ho un casino di salviettine umide che sono sia per le mani sia per pulire gli schermi da computer, telefonini, ma anche occhiali, visto che ormai si mettono anche gli occhiali da sole d'inverno quando c'è il riflesso della neve. Qui appunto ne ho veramente tante di queste salviettine. Poi ho ancora una crema delle mani dell'OS X. Ho una penna, tanto per avere sempre qualcosa da scrivere. Ho un nastro dei capelli come emergenza. E poi ho naturalmente qui ancora esagerata veramente, ancora delle salviettine per pulire gli schermi o gli occhiali. Ho una lima. E poi qui devo veloce guardare. Qui c'è ancora un boro cacao di L'OS X che va in fondo insieme alla crema delle mani. Poi qui ho ancora una lima, o diciamo tante lime piccole. Ho anche dei cerotti, tanto per chi si fa male per sempre averli. I cerotti li ho anche sempre dentro nel borsellino. Così se una volta lascio a casa la pochette cosmétique perché non ho posto in borsetta, i cerotti li ho sempre sia nel borsellino ma anche dentro nel mio porte-clés di Louis Vuitton con anche un nastro dei capelli. E poi per ultimo che ho anche dentro, che le ultime volte mi sono dimenticata di farvelo vedere, di rimetterlo in borsetta, naturalmente è il mio portaborsette che ho. Ecco che questa qui era la seconda parte del video con il What's in my bag. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se sì, per favore datemi un like, fatemi sapere cosa avete voi sempre nella vostra borsetta. Per favore iscrivetevi anche al mio canale se non siete già iscritti. E io adesso sto pianificando i video anche già per l'anno prossimo, per quello se avete dei desideri di video che vorreste vedere, per favore scrivetemelo sotto nei commenti, così che forse ho anche una qualche idea in più di video che posso fare per voi. E direi ancora buona settimana, a presto e ciao a tutti!